Gianni Rivera, qual è la situazione del calcio italiano anche alla luce del pareggio di ieri della Nazionale contro la Macedonia? Beh, non è brillantissima come sappiamo, vista la situazione e vista la partita di ieri, anche all'interno della squadra c'è un po' di preoccupazione, però il modo e il tempo per recuperare un'immagine e una condizione accettabile ce l'abbiamo ancora, quindi quando faremo gli spareggi ci dovremo impegnare molto per dimostrare che siamo in grado di giocare i mondiali dell'anno prossimo. Ti aspettavo questo livello così basso a parte l'Italia ieri? Ogni tanto capita che una squadra non funzioni come ci si può aspettare, è capitato a tutti, anche a noi è capitato di non essere in grado di dare quello che potevamo dare potenzialmente, quindi è successo anche a questa nazionale. Per adesso non si è perduto niente, possiamo attraverso gli spareggi andare in Russia l'anno prossimo e magari fare anche meglio di quello che ci si può aspettare oggi. Alla ripresa del campionato ci sarà il derby Milan-Inter, che cosa si aspetta? I derby sono le partite più impensate, già ogni partita è una storia a sé, il derby è una partita che nessuno può prevedere come potrà finire. Ci sono le speranze degli uni e degli altri, ma sono solo speranze. Poteva comunque prevedere queste difficoltà da parte del Milan? Come interpreta, come giudica anche le parole di Berlusconi, le critiche di Berlusconi nei confronti del Milan? Ah, non lo so, è lui che ha ceduto la società a questo gruppo, quindi bisogna chiedere a lui perché l'ha fatto. Se non è convinto, peccato. E sulle difficoltà del Milan? Si vede che non hanno ancora trovato un'amalgama necessaria per mettere d'accordo dei giocatori, che un valore ce l'hanno, ma forse è difficile farli funzionare bene insieme. L'ultimissima su Montella, lo vede comunque l'allenatore giusto per il Milan? Gli allenatori bravi sono quelli che hanno i giocatori che vincono le partite.